Un altro gesto di solidarietà dalla Croce Verde di Lucca, che apre anche un ambulatorio medico gratuito per i rifugiati ucraini. La presentazione del servizio è avvenuta questa mattina, 12 aprile, nella sede dell'associazione, alla presenza del presidente Daniele Massimo Borella, del direttore di medicina di comunità dell'ASL Toscana Nord-Ovest Marco Farnè, degli assessori del comune di Lucca Cristina Petretti e Valeria Giglioli e di alcuni dei medici. L'ambulatorio sarà aperto inizialmente 3 giorni alla settimana, 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio. Quello che prevederemo di mettere a servizio di queste persone sono sicuramente il tampone, e quindi verificando la presenza del Covid o meno, e poi tramite una collaborazione che è nata appunto con l'ASL e mediante l'opera professionale di medici, riusciremo a portare avanti una sorta di scheda, un'anamnesi informatizzata. Raccogliere i dati inerenti a quello che il tampone serve per renderci conto al momento attuale della positività o negatività, voglio dire, della persona, avviarla sulla strada della vaccinazione, cercare di convincerli della vaccinazione e poi raccogliere dati inerenti sulla loro salute. E quindi da questo emergono chiaramente quelle che sono le esigenze più immediate che possono avere. Nell'ambulatorio sarà presente anche un interprete, mentre si cerca un pediatra che si voglia unire al team. Intanto la Croce Verde si prepara a far partire il quinto tir, carico di beni di prima necessità, che ancora una volta andrà in supporto alla popolazione colpita dalla guerra.